Buongiorno, benvenuti a Omnibus, molti temi e molti dell'ultima ora, anzi della notte e dell'attualità internazionale con, lo avete sentito naturalmente dal telegiornale, con il supermissile della Nord Corea che è stato sperimentato, è stato lanciato ed avrebbe toccato il Mar del Giappone, già i siti internazionali e già i giornali che hanno chiuso più tardi nella notte scrivono che forse poteva arrivare a Washington e subito naturalmente un clima di emergenza con la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU convocata per oggi. Questa notizia irrompe su temi che già riguardavano la nostra puntata di oggi, era già impostata così, su una questione che è italiana nelle ultime ore perché riguarda come dire, la campagna elettorale in senso stretto, lo scontro politico in senso stretto, cioè quella delle fake news, però che ha una proiezione geopolitica già notata ai primi di novembre, per esempio dall'Economist che aveva dedicato la sua copertina alla questione. Se i social media, eccola, ce lo sta mostrando Francesco Pignanelli, se i social media sono una minaccia per la democrazia, se la minacciano quasi come una nemesi, questa è un po' la tesi che ha esplorato, indagato l'Economist ai primi di novembre, da noi è rimbalzata in un altro modo, ma naturalmente oggi è anche giorno di un importantissimo vertice che riguarda l'Europa e l'Africa, importante perché c'è sempre anche dal nostro punto di vista la questione dei migranti e quindi torneremo anche su questo che è un altro tema caldo, internazionale e nostrano. Detto tutto questo menù, vi presento i nostri ospiti di oggi. Allora, intanto bentornato, tra l'altro a Roma e non in collegamento, a Paolo Magri, che è il numero uno dell'ISPI e che sta organizzando proprio per il fine settimana i dialoghi sul Mediterraneo. Sarà un'occasione per avere a Roma tutta una serie di capi di Stato, di governo, di osservatori, di commentatori e di diciamo che si confronteranno su questi temi. Poi do il benvenuto e buongiorno a Fabio Martini, giornalista Buongiorno. della Stampa, che ha scritto un libro che si occupa di propaganda e quindi propaganda e fake news sicuramente sono, come dire, si tengono la mano, e anche i social naturalmente. Benvenuto e bentornato a Germano Dottori, Grazie. altro esperto di geopolitica della rivista Limes. E poi vedo in collegamento il direttore di Libero, Pietro Senaldi, buongiorno e anche a te ben tornato Buongiorno. Pietro. Avremo poi il piacere di ospitare Mirena Gabbianelli che ci raggiungerà fra poco, dopo la pubblicità, e avremo anche in collegamento Tonia Mastrobuoni dalla Germania e anche quello sarà una finestra e un punto di vista molto interessante. Allora, io però comincerei con Paolo Magri e naturalmente con le notizie dell'ultima ora. Non so se la regia ci può mandare anche se abbiamo qualcosa da vedere, una finestra CNN o altro, ma insomma erano 2 mesi che non Abbiamo c'erano questi avuto esperimenti. l'autunno calmo, non l'autunno caldo, e poi di nuovo il test. Nessuno dubitava che sarebbe successo, nel senso che sapevamo che questo gioco di controretoriche che si autoalimentano avrebbe portato a questo. C'era qualche speranza in più perché il periodo lungo di pausa e le sanzioni, qualcosa che si è mosso in Cina, poteva far pensare, ma è successo quello che era prevedibile. Ed è successo in un modo sempre un pochino più significativo che in passato. Non è passato sopra il Giappone, segno di attenzione nei confronti dei giapponesi, però ha fatto 1.000 km, è arrivato a 5.000 metri di altezza. E qui inizia il solito dibattito con gli esperti se questo significa che potrà arrivare negli A Stati Uniti, Washington. ma soprattutto la vera domanda è se è in grado di arrivare a Washington carico di una testata nucleare, perché una cosa è fare questi percorsi a vuoto, una cosa farli con un carico nucleare che limitano le distanze. Però questa è la situazione in cui E siamo. questo sarebbe un esperimento già con un carico, se non con un carico nucleare, No, questo da questo è quanto si con. No. capisce è senza carico È ed è senza questo carico l'elemento che questo. fa sperare, è vuoto. E quando è carico non è che arrivi alla stessa distanza, questo è l'elemento di discrimine.
Certo. La potenzialità è 13-14 mila chilometri, carico può essere diverso. Quale può essere, lo chiedo poi anche a Germano Dottori, quale può essere la reazione di Trump, qual è stata, a parte quella a caldo naturalmente, di fare insomma, la dichiarazione? A me parse estremamente prudente, come d'altra parte è stato finora Trump in questa crisi. Non conosciamo i suoi veri obiettivi, però se ricordiamo ciò che Trump ha detto in campagna elettorale, l'auspicio che lui espresse era che alla fine la Corea del Sud e il Giappone riarmassero per rendersi indipendenti rispetto alla tutela americana. Io mi chiedo se alla fine il vero obiettivo perseguito da Trump nella gestione di questa crisi non sia proprio questo. Il Giappone passo dopo passo verrà spinto a assumere delle decisioni molto importanti dal punto di vista del riarmo e potrebbero anche contemplare il passaggio per l'adozione, diciamo così, di un deterrente nucleare nazionale per il quale il Giappone è tecnologicamente perfettamente dotato e possiede anche il materiale che è necessario. Adesso vediamo quello che succede. Per quanto riguarda la strategia nordcoreana, noi alla LUIS la scorsa estate abbiamo discusso una bella tesi con una giovane molto promettente, la quale ha spiegato alla commissione d'esame che la strategia di Kim è molto chiara. Lui accontenta i propri militari, che sono un pilastro del regime e che sono la constituency che chiede i missili e le armi nucleari. Però nell'accontentarli è molto attento a dosare le provocazioni in modo tale da evitare che oltrepassino quella soglia che rende inevitabile una reazione militare internazionale. Mi pare che Kim abbia fatto trascorrere un periodo più lungo questa volta proprio perché la tensione alla frontiera con la Corea aveva assunto un livello di guardia, ha fatto un pochettino sfebbrare e adesso riprende facendo ogni volta un passettino in avanti. Questo è quello che sta facendo. Questo è quello che sta facendo. Le reazioni degli altri, professor Magri, oltre vabbè, l'America, intanto se è d'accordo con l'analisi che faceva prima Dottori. Noi spesso ci accordiamo nell'essere in disaccordo. Io e Dottori facciamo spesso tandem su un esercizio che si chiama processo a Trump, in cui io faccio l'accusa e lui fa la difesa e quindi non replichiamo. Quindi già si capisce. Nel senso che c'è una visione benevola in Dottori su questa strategia sia di Kim che di Trump, su questo Trump molto pacato sulla Corea e che cerca di far riarmare. Lo stiamo vedendo, intanto la regia ci fa vedere che dalle breaking news della CNN, anche se ci sono i sorrisi dei commentatori, però insomma sembra. Ma sorridono perché stanno sentendo del duetto che facciamo che io. Che fate voi, ma sicuramente invece i titoli sono piuttosto così allarmati. Ma no, allarmati perché è chiaro che adesso. Non nego quanto diceva Germano Dottori sul fatto che possa essere una strategia di riarmamento di armamento e di riarmamento di Corea del Sud e Giappone. Non necessariamente una cosa positiva portare anche il Giappone a avere una bomba nucleare in una regione dove già le bombe nucleari con il Pakistan, con l'India abbondano. Però è chiaro che questa è una provocazione ulteriore, si sapeva che ci sarebbe stata e cioè nessuno si fidava di questi due mesi su questo siete d'accordo? Assolutamente. No, ma questo, il regime vive su questo, sta in piedi su questo tema dell'attacco americano e quindi quanto più ci sono provocazioni, rocket man, faremo qualcosa, la linea rossa, tanto più il regime ottiene l'obiettivo di dire ai suoi, ve l'avevo detto, che ci attaccheranno e che quindi ci serve il nucleare. È un po' il gioco delle parti. Il problema è che non si sa come uscire da questo gioco delle parti. Il punto finale, l'uscita con tutti i nucleari lì non è un gran risultato. L'uscita negoziale non va avanti da quello che noi sappiamo, anche se la Cina ha fatto qualcosa in più. E quindi siamo in una situazione dove, come sempre, nessuno vuole uno scontro, sono d'accordissimo, l'incidente può creare una situazione irreversibile. Il missile non professionale che
cade nel posto sbagliato, ed è già buono che non abbia sorvolato il Giappone stavolta, perché accresce dei rischi. Non sappiamo se sia dovuto a una decisione politica oppure a un fallimento tecnico, perché anche i test è una traiettoria un po' strana per un missile balistico, sembra quella di un mortaio, no? Che sale molto in alto e cade. Speriamo che sia una scelta, perché se fosse una scelta è un segnale di buona volontà, perché nessun paese, il Giappone tantomeno, desidera che sopra le sue teste, anziché passare un volo dell'Italia, passi un giorno sì, un giorno no, un missile. Quindi se fosse una scelta, e speriamo che sia una scelta, rientra in quella strategia di Germano Dottori di non superare mai la soglia. E se si rimane in questo, va abbastanza bene, salvo un piccolo fatto, che la Corea del Nord sta arrivando, è arrivata al nucleare, passo dopo passo. Quindi questo obiettivo l'ha ottenuto. C'è già, gli esperimenti l'ha fatto. No, infatti abbiamo messo nel titolo la dichiarazione di questa notte, comunque era siamo uno stato nucleare, no? Questa è la dichiarazione. Vorrei precisare una cosa che è fondamentale, finora, non c'è nessun caso di disarmo nucleare di un paese che sia stato imposto dalla comunità internazionale. C'è un solo caso di disarmo unilaterale ed è quello che ha fatto il Sudafrica, governo bianco, prima di cedere il potere al governo nero perché non si fidavano. Hanno smontato i materiali, li hanno mandati all'estero e hanno anche disperso il team degli scienziati. Ma è l'unico caso. Per cui siamo in una... La riunione dell'ONU, incognita, dalla ultima domanda diciamo tecnica, prima di sentire anche diciamo, i rimbalzi, i pochi rimbalzi tutto sommato di opinione pubblica, li volevo chiedere sia a Senaldi che a Fabio Martini, però l'ultima domanda è il ruolo dell'ONU, queste riunioni, oggi ci sarà appunto una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che tra l'altro da che cosa può venire fuori da lì? Nulla, mi nulla. Pare. Su questo concordate, mi pare. Ma assolutamente. Se la Cina siede, se la Cina e la Russia non vogliono che si vada oltre, non si va oltre, e non so, anche se ci sia la possibilità di farlo. C'è anche da sottolineare che la crescita della tensione potrebbe anche essere funzionale in questo caso a creare dei problemi ai giochi olimpici invernali di febbraio, eh? Quindi non è neanche da escludere che le provocazioni possano avere anche in questa fase un fine politico ulteriore. Significa un po' indebolire la Corea del Sud e la sua immagine internazionale in questo momento. Allora, se falliscono i giochi. No? Pietro Senaldi, questo tema come dire, ha un peso sui media soltanto quando ci sono le notizie così forti, certamente, vabbè, oggi è arrivata la notte e non tutti i giornali chiudono in tempo per riportarle, comunque diciamo che c'è la notizia. È un tema che non cattura l'opinione pubblica, una minaccia che viene vista, è una questione di prossimità che non c'è, così? Beh, sicuramente, diciamo così, che gli italiani... guardano a quello che al regime nordcoreano con folklore, sono distanti perché sanno, innanzitutto c'è una distanza geografica, poi c'è anche una distanza politica. Adesso, per quanto sia un pazzo, il dittatore nordcoreano ha benissimo presente che l'Italia sullo scacchiere internazionale conta poco o nulla e quindi, diciamo così, non è un nostro interlocutore, gli italiani non si sentono minacciati, non lo prendono sul serio quando in queste sue esibizioni di potere che sono rivolte contro gli Stati Uniti, non sono neanche rivolte verso di noi e quindi non si vede il motivo. Io concordo col fatto che il regime nordcoreano è chiaramente una realtà antistorica, è un regime militare, affama la popolazione, basa la sua forza sull'esercito e quindi il leader coreano qualche osso all'esercito lo deve pur dare. Il fatto che sia avvenuto all'indomani di quel video del soldato coreano, del disertore e di tutta, diciamo così, le conseguenze che sono mediatiche, che sono state, gli hanno trovato i vermi nella pancia, è stata l'ennesima dimostrazione che financo nell'esercito, che è la parte della popolazione che più sta a cuore al dittatore, si soffre la fame fino quasi a morire, ecco, ha chiamato questa reazione mediatica che è il missile. E sono anche abbastanza d'accordo sul fatto che alla fine l'America forse spinga e faccia un gioco per spingere il Giappone e la Sud Corea a armarsi o comunque a diventare un player nello scacchiere, perché altrimenti lì ci sono Russia e Cina che non sono paesi affini o che hanno particolari rapporti, sono paesi storicamente nemici, adesso io non volevo usare la parola nemici, ma comunque sono paesi
che hanno storicamente dei rapporti critici con gli Stati Uniti, diversamente dalla Corea del Sud e dal Giappone. Quindi il quadro più si arricchisce, meglio è per gli Stati Uniti. Fabio Martini. Ma sì, no, sicuramente diciamo, la scarsa sensibilità o interesse dell'opinione pubblica italiana e europea è legata sia al problema della non prossimità, ma anche al fatto che siamo allenati all'idea che queste crisi non hanno sostanzialmente mai un'evoluzione, una deflagrazione evidente, nel senso che la crisi... l'interesse di tutti si confina. Sì, nel senso che la crisi di Cuba, come dire, negli anni all'inizio degli anni 60, fu, come dire, molto critica, ma sì. E le crisi invece che si sono realizzate nel continente asiatico, Vietnam e Corea, sono sempre svolte su quella frontiera, no, Occidente-Cina-Russia, ma poi diciamo si sono comunque lì risolte e circoscritte. Quindi per il momento la sostanziale indifferenza, relativa indifferenza dell'opinione pubblica europea si comprende in questi due modi. Per risolverla in una battuta, è chiaro che a differenza della crisi di Cuba, qualora quello che sta accadendo tra la Corea del Nord e i suoi vicini e gli Stati Uniti uscisse fuori dal controllo, l'eventuale terza guerra mondiale non verrebbe combattuta in Europa, mentre invece negli anni 60 era evidente che si sarebbe combattuta qui. Questo spiega perché c'è una relativa indifferenza. Il fatto che stamattina ne parliamo prova che poi tanto indifferenti non siamo. No, certamente, questo ci riteniamo. Tra l'altro, comunque, oggi i riflettori sono sull'Asia, anche perché c'è il Papa, sto vedendo, sì, perché abbiamo nel monitor sempre la CNN, ma stavo vedendo, naturalmente, c'è anche molto spazio alla visita di Papa Francesco in Birmania, anche quella ha un rilievo, Paolo Magri. Ha un rilievo in questo momento per ciò che il Papa non ha detto, più perché non ha citato i Rohingya. Questo è un elemento che colpisce, perché è chiaramente il tema in questo momento. È un Papa che non ha peli sulla lingua in genere nel denunciare le porcherie che questo mondo produce. Il fatto che non abbia accennato a questo tema in questa visita... A questo tema forse è un tema non così noto ai telespettatori, forse vale la pena di riprendere brevemente. Il fatto che ci sia una parte della popolazione che da decenni, ma anche tuttora, col nuovo corso di Aung San Suu Kyi, i Rohingya che sono costretti a abbandonare le loro terre, sono oggetto di violazioni dei diritti umani, ed è un problema serissimo che è esploso, che sta creando migrazioni. Noi parliamo tanto delle nostre migrazioni, ma ci sono migrazioni dolorose anche in altre parti del mondo, e questo tema... Perché il Papa l'ha evitato? Non lo so, ma credo che ci sia stato qualche accordo di sensibilità da non toccare, come spesso avviene in questi casi. Noi ricordiamo un altro Papa quando andò in Cile, Wojtyla, e fu sul balcone di Pinochet, e quanto venne strumentalizzata quell'immagine per cui se ne parlò per anni, cioè il Papa che comunque dialoga con i dittatori. Quindi un Papa che è un simbolo ha sempre questi rischi in queste visite. Però ecco, il fatto di non far nessun cenno, credo che abbia fatto un cenno molto, molto largo su tutte le vite umane devono essere, ecco, tutte le minoranze. Ecco. Però, insomma, dottore. Ma in parte lo hanno chiesto le autorità locali e poi lo hanno chiesto anche i cattolici del posto per evitare ritorsioni. E allora il principio di precauzione sicuramente sta condizionando l'operato del Papa, che insomma rimane prudente. Se è consentito una brevissima, certo, osservazione, che lo stesso realismo, la stessa realpolitik ha ispirato il Papa quando ha incontrato un incontro storico, Castro, a Cuba. Anche in quell'occasione mi sembra non ci siano stati accenni
alle minoranze. In quel caso alle opposizioni, certamente. Perché questa minoranza, questo non l'abbiamo detto ai telespettatori, non è una minoranza cattolica, no. Ma è una minoranza musulmana. Questa è la parola che mancava. Andiamo in pubblicità, restate con noi perché appunto dobbiamo affrontare invece il tema dei migranti che torna d'attualità sia per il vertice di cui parlavamo prima, sia per tanti movimenti francesi, sia anche perché ci sono state delle critiche molto dure del Movimento 5 Stelle e anche di Massimo D'Alema alla politica di Minniti, dopo la pubblicità. Io credo che il governo, preso dalla paura e in una rincorsa con la destra, da questo punto di vista, ha radicalmente rovesciato la nostra politica. Noi prima avevamo una priorità, che era quello di salvare la vita di queste persone. Adesso abbiamo un'altra priorità, che è quella di impedire a queste persone di arrivare in Italia. Lo abbiamo fatto facendo un accordo con le varie milizie libiche, condannando queste persone a vivere nei lager dove vengono le donne stuprate, le persone torturate, uccise, dove si organizza persino il mercato degli schiavi, e di tutto ciò il governo italiano si è reso corresponsabile. Senza il minimo dubbio. Corresponsabile, io su questo lo so che non sei d'accordo e anch'io avrei qualcosa da dire. Allora, era D'Alema a 8:30 ieri sera e comincio da Fabio Martini perché governo corresponsabile, insomma, sono delle... è un'accusa molto forte. Ho aggiunto la critica del Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle proprio ieri è stato sempre critico, ma ha detto una cosa più precisa, basta con questi accordi con Sarraj, insomma è entrato un po' più nello specifico della critica alla politica di Minniti. È giusto questo accostamento e io aggiungerei ulteriormente gli attacchi che nel corso dell'ultimo convegno di Forza Italia sono stati sferrati nei confronti del Ministro dell'Interno in modo sistematico. Quasi tutti gli interventi possiamo dedurre che questi attacchi sono legati al fatto che questa è una delle poche politiche di successo che i due governi più recenti hanno messo nel proprio carniere. È possibile che sia così, perché quando si realizza una convergenza così potente tra Movimento 5 Stelle, Forza Italia e diciamo MDP. Gli scissionisti del PD, oltretutto da parte di Massimo D'Alema, che è stato nel passato un campione del realismo, della realpolitik, è stato protagonista di una azione di politica estera controversa, la guerra giusta, diciamo, nei confronti della Serbia. Su questo si possono avere opinioni diverse, ma non sul fatto che in quell'occasione D'Alema avesse incarnato una linea di politica estera molto realistica, oltretutto molto vicina agli Stati Uniti, al di fuori oltretutto dell'ambito ONU, se non ricordo male. In estrema sintesi, è vero che diminuiti gli arrivi e le cifre sono eloquenti, è stata una diminuzione fino al 25 novembre del 32% degli arrivi. Si dice sono diminuiti i morti perché i morti sono aumentati là. Però occorre anche ricordare, primo, che negli ultimi 3 anni credo che siano morti purtroppo 14.000 persone, 14.000 persone in mare, e che l'attenzione internazionale sui lager libici appunto è cresciuto. Grazie all'iniziativa spesso solitaria dell'Italia e ora più complessiva dell'Unione Europea, c'è un'attenzione, i riflettori si sono spostati su
Tant'è vero che l'ONU, con le sue organizzazioni più ramificate, è più presente, e la Francia, con azione strumentale, ha, come dire, attivato il Consiglio di sicurezza in una discussione che ha replicato peraltro una che si era svolta pochi giorni fa. Quindi c'è un'attenzione più complessiva, e quindi alla Francia, sulla Francia vorrei tornare, perché si capisce anche proprio dal tuo giornale, dalla Stampa, che oggi dedica un pezzo, mi sembra del corrispondente, sì, dagli Stati Uniti, Mastrorilli, insomma anche alla questione, diciamo così, di una competizione tra la Francia e l'Italia, ma ci veniamo con i nostri esperti geopolitici, però volevo restare ancora al... Come? È un eufemismo. È un eufemismo. Però volevo ancora tenere, diciamo, la palla nel campo italiano, e nello specifico con Pietro Senaldi, per un commento su queste posizioni e su Minniti, che è stato molto osannato durante tutta l'estate. Adesso ha ricevuto gli attacchi che Fabio Martini ha elencato e che abbiamo sentito alle parole di D'Alema. Dunque, è iniziata la campagna elettorale, gli attacchi a Minniti che arrivano da più parti hanno questa matrice comune. Volendo analizzarli a uno, certo, io sono d'accordo con Martini, che non ha detto proprio così, però la credibilità di D'Alema quando attacca la linea dura di Minniti è contraddetta da tutta la storia del D'Alema governante. D'altronde, l'immigrazione è uno dei temi su cui si gioca la partita. MDP ha poche frecce al proprio arco, perché insomma, il quadro economico non rende possibile un ritorno a politiche economiche che sono poi, diciamo, quelle a cui si ispira MDP. L'immigrazione è un tema che MDP può cavalcare, perché è un tema divisivo e gli italiani sono contro l'immigrazione ma anche a favore, e c'è un'ampia parte di italiani a favore dell'immigrazione, e a questo D'Alema si rivolge con dichiarazioni puramente preelettorali. Non c'è un progetto, dal mio punto di vista, un'idea di mondo o di Italia multiculturale in D'Alema, è proprio politica spicciola. Per quanto riguarda le critiche che sono arrivate anche da Forza Italia a Minniti, che pure l'aveva sostenuto, perché innanzitutto è stato Minniti prima di tutto a fare un passo indietro, in quanto lui ha detto: noi l'immigrazione va tenuta in Libia, va fermata, eccetera, eccetera, però qui in Italia attua una politica dell'accoglienza che è quella del proprio partito. E siccome gli italiani sono contenti che sono diminuiti gli sbarchi, ma vivono quotidianamente nelle loro città le difficoltà dell'integrazione, Forza Italia e il centrodestra questo lo sa bene, lo vive, e quindi non sposano completamente la politica di Minniti, sposano la politica di Minniti e del PD quando si tratta di lasciare gli immigrati in Africa, ma sull'integrazione e sul fatto che in realtà l'integrazione in Italia si stia rivelando un fallimento, insistono, picchiano duro e fanno la loro campagna elettorale convinti che sia un tema decisivo, cosa che probabilmente, nell'impossibilità di prendere decisioni economiche che sconvolgano la vita del paese o cambino la politica economica del paese dall'oggi al domani, ecco, il tema immigrazione diventa veramente divisivo, diventa veramente importante e quasi decisivo per la vittoria. Inoltre Forza Italia è in concorrenza sull'immigrazione con la Lega e quindi deve alzare i toni, perché se Forza Italia si posizionasse su posizioni simili a Minniti lascerebbe alla Lega e a Fratelli d'Italia un campo aperto che non può assolutamente permettersi di lasciare. Allora, vado anche da Paolo Magri, sia per commentare le dichiarazioni di D'Alema, anche per cominciare a entrare nella sostanza. Oggi c'è questo vertice, lo abbiamo detto, e insomma c'è un attivismo comunque indubbio del governo italiano in questa fase. E la Repubblica scrive che l'ONU svuoterà i campi libici, atteso a giorni l'annuncio di un'iniziativa europea con UNHCR, quindi con la parte che si occupa dei rifugiati, e che a Abidjan potrebbe essere fatto il primo passo e Macron si approprierebbe dell'idea, quindi torniamo al tema della competizione con la Francia. Ma insomma, il governo è corresponsabile queste parole?
No, Macron non ha detto se questa sua iniziativa dello svuotamento, cosa buona e giusta, vuol dire, si farà, secondo lei? Vuol dire che queste persone vengono caricate su una nave della Marina italiana che li porta in Francia, perché il tema è questo, cioè tutte le persone di buon senso sono contrarie alle condizioni disumane, ma molte persone pur di buon senso temono che le persone tolte da quella situazione arrivino da noi o altrove, il tema è questo. Quindi credo che lei abbia fatto benissimo a partire su questo tema da commenti di politica interna, perché il tema è da politica interna. Perché dal punto di vista di commenti che possiamo fare persone che fanno il mio lavoro, il lavoro di Romano Dottori, ne abbiamo già parlato in una puntata, certo, io ero con una lei, accesissima puntata di, in cui c'era il tema della denuncia della CNN, la notizia, sì, della CNN. Era il video della l'accordo, CNN sull'asta, esatto, sulla vendita all'asta di alcuni e c'era migranti. Stata la denuncia dell'alto commissario per i diritti, esatto, umani sulle condizioni. Allora, e noi, una replica del governo che diceva l'ONU, no, però finora dov'era, allora, che fai? Certo. Commentammo dicendo che tutti sapevamo da tempo, dall'esperienza precedente del 2008 del governo Berlusconi, che fece un accordo simile, non in egida europea ma come accordo bilaterale, che questa situazione è delicatissima, le condizioni sono disumane, e sappiamo, e abbiamo sempre sottolineato, che anche l'accordo stesso italiano con le milizie, con i sindaci, è debole, perché non c'è una realtà statuale forte come in Turchia, dove pure ci sono dei dubbi sulla tenuta dei diritti umani, ma negoziamo con punto su punto e può essere soggetto di ricatto. Ma il tema è che questi ragionamenti, e lo dicevano correttamente sia il direttore di Libero che Martini prima, li possono fare come anime belle le opposizioni, che possono dire desiderare la moglie ubriaca e la botte piena, ma quando devi governare e quando il tema migrazione è il tema centrale in tutti i paesi europei, non solo in Italia, delle campagne elettorali, tu puoi affidarti a piani di lungo periodo, la crescita dell'Africa, aiutare i giovani eccetera, ma hai un problema di breve periodo di contenere i flussi. E per far ciò si fanno anche operazioni che non sono necessariamente ortodosse. In questi attacchi c'è una volontà delle opposizioni, legittime, fanno il loro mestiere, di attaccare una politica, lo diceva Martini, che ha dato risultati concreti, tutte le altre in questi anni sono state parole, la rilocazione, le quote europee, risultati concreti, e un leader, un ministro, che sta diventando molto popolare, anche con gli elettori di centrodestra, eccetera, per questa politica. E lì non è un caso che D'Alema mangi un suo uomo, perché ricordiamo tutti che Minniti è stato uno dei D'Alema boys per tanti anni. Quindi questo è il commento che mi sentirei di fare. Sì, Germano Dottori, su questo naturalmente, quindi su questa situazione e anche sulla possibilità concreta che l'ONU riesca a intervenire e si riescano insomma in qualche modo a svuotare, a migliorare le condizioni, cioè che ci possa essere un intervento. La domanda è con chi? Vedo il gesto di lo colgo. La domanda è con chi? Perché le Nazioni Unite possono anche deliberare il varo di un'iniziativa, ma poi devono essere gli Stati membri a mettersi d'accordo e portarla avanti, e credo che su questo punto i problemi saranno tanti. Quello che sta facendo il presidente francese Macron mi preoccupa, perché noto una contraddizione molto forte con alcune dichiarazioni molto aggressive che mesi fa il presidente francese fece nei confronti del governo italiano, laddove raccomandò all'Italia di cambiare atteggiamento e di smetterla di confondere i concetti di profugo e di migrante economico, sottolineando che i migranti economici dovevano essere, una volta riconosciuti come tali, rimpatriati. Mi pare che in questo momento Macron stia cercando di indebolire ulteriormente il nostro paese, nel quale peraltro il suo sta facendo uno shopping su scala industriale veramente preoccupante, e che purtroppo in tutto questo, ecco una mia preoccupazione. Indebolirlo per interessi specifici per interessi in Libia, che ci sono sempre stati, no, per interessi in competizione con l'Italia, per questa ragione. Per interessi specifici nazionali, energetiche.
Non è tanto così, no. è un interesse politico generale. La Francia nel Mediterraneo e in Africa deve trovare quella riserva di forza, influenza e potenza politica che le occorrono per bilanciare la superiorità della Germania in Europa e mettersi un po' alla pari. In più Macron è stato sufficientemente scaltro da mettersi Trump alle spalle con l'invito agli Champs-Élysées del 14 luglio scorso. Ha fatto Macron quello che dovevamo fare noi. Per cui ora noi ci troviamo in una grande difficoltà e siamo costretti a marcare Macron a uomo per impedirgli di sfondare e indebolire questa linea di difesa che noi stiamo cercando di stabilire in Libia, non soltanto per il controllo diciamo dei flussi migratori, ma anche per la preservazione del nostro interesse ad avere una certezza delle forniture petrolifere libiche, che per noi sono un fattore di competitività, perché i petroli non sono tutti uguali. Il petrolio libico ha delle caratteristiche che ne fanno una specie di benzina naturale che esige un livello di raffinazione molto basso ed è stato in tempi felici un elemento che ci ha permesso di contenere certi costi, più o meno come capita adesso ai tedeschi con il gas russo, che loro comprano a un prezzo molto più basso di quello a cui possiamo arrivare noi. Questa quindi direi competizione che si vedrà nel vertice di oggi? È possibile che ci sia sottotraccia o no? No. I vertici Europa, sono Unione Europea, Europa-Africa sono delle grandi vetrine, non è un consiglio di sicurezza che deve arrivare certo. Un voto dove c'è qualcuno che pone il veto. Quindi ci saranno certo, prese di posizione sì, o dichiarazioni per la il vertice Europa-Africa ha un valore simbolico importante, è la quinta, sesta edizione e il valore simbolico è che l'Europa in ritardo rispetto ad altre parti del mondo si è accorta che complessivamente, pur con i giochetti che ogni paese fa, deve certo. Guardare a un continente che ha grandi problemi ma anche grandissime prospettive. E che i cinesi se ne sono accorti molto bene. I cinesi se ne sono accorti benissimo, l'India, persino il Brasile se ne è accorto, ha più sedi diplomatiche, ci sono più sedi diplomatiche brasiliane in Africa che della Gran Bretagna, cioè, pensando a quindi ma non succede nulla rispetto alle tensioni. Questa competizione. Invece questa competizione vorrei riprenderla con Fabio Martini perché è, come dire, speculare, è contrapposta e affiora però contemporaneamente al macronismo che abbiamo sentito alla Leopolda e alla visita di Renzi da Macron. Insomma, è un atteggiamento che invece in Europa è, puntiamo sulla Francia. Così mi guarda male, dottori? Ma no, non la guardo male. Però diciamo mi suggerisce dei pensieri molto maliziosi. Io purtroppo vedo un fenomeno ricorrente nella vita politica italiana, in momenti di lotta, corriamo dallo straniero per indebolire l'avversario interno. Questo fa di noi un paese molto debole, un paese molto fiacco, una media potenza anziché una potenza più forte quale potremmo essere con una diversa cultura civica. Fabio Martini. No, ma senza tornare al precedente della guerra scatenata da Sarkozy in Libia, però effettivamente Macron ha combinato parecchi dispetti all'Italia. A Gentiloni perlomeno, insomma, nel senso al Presidente del Consiglio, certo, c'era lui anche quando aveva fatto le dichiarazioni, no? Mi sembra, competitive per l'appunto. Bisogna ricordare che Renzi, quando ci fu l'attacco a Parigi, al Bataclan, e la Francia in quel momento aveva bisogno di un supporto anche nello spostamento di truppe, non fu generoso. Ma comunque sostanzialmente il nuovo presidente su tutti questi c'era quadranti Hollande, certo, c'era Hollande, non è stato sicuramente molto generoso. È sicuramente un personaggio, come dire, che ha un'aura al momento di successo, quindi Matteo Renzi è stato ospitato un lungo colloquio nel quale però, da quel che so per averne parlato con chi era presente, la parte del leone l'ha fatta Matteo Renzi, che ha raccontato a Macron tutta una serie di vicende italiane, lo ha aggiornato anche con soddisfazione, perché poi alcune micro ricette italiane, in particolare del governo Renzi, sono state recepite
da Macron. C'è Magri che voleva dire. Applichiamo anche a Macron e a questa vicenda lo stesso ottimismo che ha Germano Dottori nel leggere ciò che fa Trump. Allora, noi abbiamo Renzi che va a vedere Macron e un giorno dopo succedono due cose. Moscovici che dice candidiamo Padoan a capo dell'Eurogruppo, la notizia di ieri, quando era lui stesso il candidato, quindi spianando il fianco, e l'Eurogruppo sappiamo che per l'Italia, certo, è un tema delicato. È una cosa importante perché abbiamo, il pool che dirige tutte le politiche politica economica dell'Eurozona, quindi, ed è composto dai ministri delle finanze. Ed è un avendo ancora Draghi lì. Certo, avere un altro italiano sarebbe una cosa enorme. E l'altra notizia, applicando l'ottimismo dei dottori anche a Macron, è che Macron, certo, fa da protagonista, ma pone il problema sulla questione degli intrappolati in Libia, che sono un problema anche per noi, vedi il discorso di prima, e lo rende europeo. Cioè, lo pone a tutti, dice faremo qualcosa, mentre fino adesso eravamo noi a interagire, noi a subire le critiche e noi a gestire il problema. Quindi in un ottimismo abbiamo capito che Paolo Magri vede il bicchiere mezzo pieno, no, di questo. Ma non dobbiamo sempre vedere in termini competitivi, cioè i francesi cercano sempre di fare i francesi e di essere protagonisti, però se alla fine il risultato ci portasse a qualche vantaggio positivo, prendiamolo, non è che dobbiamo fare alla gara chi arriva prima, noi abbiamo un problema. Cioè, se si risolve un problema umanitario che aiuta la politica di tenere lì, su cui lì, il governo italiano viene attaccato. Questo certo. Se è possibile concludere la riflessione, prego, invece in chiave interna, perché giustamente la domanda era, ma allora Renzi vuole fare come Macron? Questa suggestione è circolata nei mesi scorsi, qualcuno ha parlato di partito di Renzi, sostanzialmente evocando una sorta di predellino di Renzi. Renzi non lo ha fatto, è andato ha fatto visita all'Eliseo a Macron, ma non ha smantellato il Partito Democratico. Perché? Perché se lo avesse fatto, il rischio di uno sgretolamento di consenso elettorale, oltretutto in presenza di un ritorno di Berlusconi sul fronte del centrodestra, lo avrebbe probabilmente portato ad una sconfitta definitiva, nel senso che comunque il Partito Democratico ha ancora una base sociale, politica, anche di potere, del quale Renzi non può fare a meno. Sei d'accordo, Pietro Sedaldi, su queste letture? Come vedi questa competizione? Prima parlava a Dottori ed è un tema che è caro di solito ai commentatori e agli esponenti del centrodestra, il tema dello shopping, di interessi, di questioni di interessi nazionali. Sì, sono sostanzialmente d'accordo. C'è però una... Italia e Francia sono da sempre nemiche, rivali, diciamo, se non nemiche. Però, ecco, io direi che la differenza sostanziale è che mentre Macron è un presidente a tutti gli effetti, benché sia stato eletto da poco più del 20% dei francesi, è un presidente a tutti gli effetti, ha davanti un orizzonte di 5 anni di potere in cui può fare quasi il bello e il cattivo tempo, qui da noi, e quindi giustamente Trump va da lui, logicamente la Francia è in competizione con la Germania per contare di più, per recuperare il terreno perso, qui da noi abbiamo una situazione politica di instabilità tale che adesso né Gentiloni né tantomeno Renzi hanno la forza per essere credibili, indipendentemente dalle qualità individuali, dalle capacità individuali, né Gentiloni né Renzi hanno la forza per essere credibili all'estero e quindi per contare un qualcosina. Poteva avercela Monti, ma semplicemente perché c'era stato imposto dall'estero e dall'Europa, e quindi era un referente, quindi anche lui di fatto un debole, ma Letta, Gentiloni, Renzi, cioè la battaglia con la Francia è persa in partenza, perché la Francia ha un leader, ha un capitano, ha qualcuno che può decidere il da farsi, può rappresentarla nei salotti internazionali. Noi abbiamo delle figure che non hanno una forza
propria, non hanno neppure una forza elettorale, perché di fatto nessuno li ha eletti. Senza dubbio ad aprile avremo un Presidente del Consiglio, ma anche questo sarà senza forza elettorale, perché sarà frutto di un compromesso, magari non sarà neppure un politico, e quindi noi poi abbiamo un... Come si può resistere e competere con la Francia e con gli altri paesi? Non siamo in condizione. Tema, dottori, dottori, questo tema di una debolezza che potrebbe esserci anche dopo la campagna. Non è un mistero per nessuno che l'Italia si sia data una legge elettorale che sembra fatta apposta per precostituire uno stallo, la frammentazione delle coalizioni e la nascita di un governo in Parlamento che potrebbe davvero anche a certe condizioni essere nuovamente un governo tecnico. Se ne parla apertamente, non è un mistero per nessuno, e anche alla luce di tutto questo certi toni che osserviamo in campagna elettorale sembrano tanto una commedia delle parti. Allora, prima di andare in pubblicità volevo dare un aggiornamento, perché c'è una dichiarazione della Cina che esprime grave preoccupazione e opposizione all'ultimo lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord, l'argomento in cui abbiamo aperto la trasmissione, avvenuto nella notte tra ieri e oggi ora locale, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri nel corso della conferenza stampa odierna. La Cina chiede a tutte le parti coinvolte nella crisi di agire con cautela per mantenere la pace e la stabilità nella penisola coreana. In linea con quello che avete detto. Pubblicità, arriva Milena Gabanelli subito dopo. Di nuovo in onda, allora buongiorno e benvenuta a Milena Gabanelli. Buongiorno. Allora, intanto facciamo un punto su Milena Gabanelli, prima poi mi tocca. È assolutamente sì, intanto la presenza alla 7, è stato un ospite molto riluttante delle trasmissioni televisive. Sono un ospite molto riluttante perché penso di non avere niente. Non molto da sviluppare dentro i talk, ho sempre avuto un mio spazio per elaborare le informazioni che penso debbano essere date con molta circostanza, evidenza e produzione di fatti, cosa che nei talk è un po' più difficile. Cosa nei talk è un po' più difficile, noi però ci proviamo a dare spazio, qui facciamo, di solito tentiamo di fare questo, però Milena Gabanelli che ha chiuso in modo molto travagliato, come tutti sanno, rapido, che abbiamo letto. Travagliato, ma rapido, insolitamente rapido, non tutti lo chiudono in questo modo con la RAI, e invece Milena Gabanelli lo hai fatto. E quindi volevo chiederti anche come è finito, insomma, sulla fine di questa cosa. La fine è stata una promozione prospettata per fare una cosa che non avrebbe prodotto risultati, quindi da un punto di vista dell'ambizione, probabilmente ognuno aspira a questo, e nella mia testa anch'io ho pensato, ma verrà il giorno che smetterò di farmi un gran mazzo e finalmente mi pagheranno bene per lavorare giusto. Quel giorno era arrivato ed era per lavorare proprio poco, e allora ho impiegato, non so, un quarto d'ora per decidere che la storia era... Questa lunga storia d'amore durata 30 anni era finita, ne prendiamo atto, insomma. Adesso, Si volta pagina, adesso c'è la pagina del Corriere che un po' già c'era, però insomma c'è Farò c'è per di l'online più. Una striscia quotidiana che è il racconto di fatti complessi per numeri. Quindi la digestione dell'elefante, per essere ridotta a un topolino che non sia nel senso della minuscolità e della riduzione nel tempo e nelle righe di concetti che debbano anche essere letti poi sul telefonino. Quindi l'estrema sintesi è un lavoro molto complicato se uno non lo vuole banalizzare, però quello che mi interessa in futuro è portare un po' di informazione al meglio che posso, o comunque con la buona fede e la dedizione che ho sempre avuto fino ad ora,
là dove si informa la generazione di mia figlia, per esempio, che sarà la classe dirigente di domani, non lei, ma... magari, ma sicuramente, insomma, i trentenni, chi è, quella fascia di età che non si informa più attraverso i mezzi tradizionali, ma quelli appunto internet, web, piazze social, le grandi piazze virtuali, io credo che chi ha sempre dedicato molto tempo all'informazione le snobba un po', invece credo che sia il tempo di sottrarre un po' la nostra visibilità ai grandi mezzi e impegnarsi a portare qualità in quei luoghi. Allora, diciamo che proprio queste parole ci portano sull'altro tema della nostra puntata, prima poi di tornare ai migranti, perché sui migranti, tra l'altro, Milena Gabanelli ha anche una sua proposta specifica, ha lavorato insomma, ancora mentre eri in Rai, e ci torniamo visto che ci accompagna. Però, visto che il gancio è troppo forte per non andare subito sulla questione dei social, immediatamente dei social, delle fake news, allora noi abbiamo un terreno anche qui nostrano, e forse vale la pena di sentire le controrepliche. Oggi abbiamo sentito Renzi della Leopolda, tutta la polemica sulle fake news, eccetera, e però c'è la replica di quelli un po' sotto accusa, Salvini e poi Di Battista e Di Maio. Allora sentiamo un momento Salvini e partiamo dal fronte italiano per arrivare poi alla questione più generale, se c'è anche una minaccia per la democrazia, come scrive l'Economist. Però partiamo da Salvini. Conto sono le falsità, di cui sono stato vittima io 18 volte, siti falsi, profili falsi. Sulla mia vita privata ne ho lette di tutti i colori e sono andato avanti tranquillo come prima. Un conto è decidere cosa è corretto pubblicare e cosa non è corretto pubblicare. È chiaro che mettere la foto della Boldrini al funerale di Irina, che manco c'è stato, è una balla clamorosa che qualunque normodotato evidentemente sa smontare. Quindi un conto sono le falsità, e chi ci guadagna da queste falsità, che ha tutto il mio disprezzo. Un conto è fare controinformazione di quello che i telegiornali nascondono e che secondo me invece sono dei problemi. Quello che posso dire è che noi non ci guadagniamo una lira, che non c'entrano gli hacker russi, che Putin non ci ha pagato e che quello che dico lo dico perché lo penso e lo voglio fare. Io penso che Putin sia un grande uomo di governo non perché mi pagano per dirlo, ma perché lo penso veramente. Allora, era Salvini ieri all'Aria che tira, e questo tema, allora riparto da Fabio Martini per il terreno appunto nostrano, e poi però c'è questa cosa della Russia comunque entrata serpeggia nelle campagne elettorali, poi sentiamo cosa dicono Magri e Dottori, però questo tema qui è un tema di scontro politico adatto alla campagna elettorale. Vedremo, Renzi ci ha provato. In queste ore, in questi giorni si è sviluppata una discussione molto ricca, anche utile per chi diciamo non era direttamente informato. Sostanzialmente, se vogliamo provare a sintetizzare, menzogne da parte della politica ci sono sempre state dall'epoca delle agorà, quando si faceva propaganda nelle agorà greche, fino ad oggi. Manipolazione da parte dei media, da quando i media ci sono, quindi dal XX secolo, ci sono state in forme più o meno sensibili. Quindi non siamo di fronte a una novità epocale. Ci sono però due novità molto rilevanti che occorre sottolineare. La prima è emersa durante le due campagne elettorali, quella per la Brexit e quella per la presidenza degli Stati Uniti. Durante la campagna per la Brexit, la Gran Bretagna è stata attraversata da pullman, dai classici pullman rossi a due piani, su quali era scritta con caratteri molto evidenti questa frase: Londra dà 350 milioni di sterline a settimana all'Unione Europea. Se noi usciamo, questi soldi verranno riversati sul servizio sanitario. Quella frase era falsa e durante la campagna della Brexit questa falsità è stata sottolineata. Brexit ha vinto. Campagna per le presidenziali degli Stati Uniti, Trump ha
come dire, pronunciato diverse affermazioni false, tant'è vero che addirittura la CNN in alcuni casi ha fatto delle sovrascritte, la frase è menzognera, tra cui quella per cui il Presidente degli Stati Uniti non era nato negli Stati Uniti ed altre. Trump ha vinto. Allora, è evidente e non è misurabile questo, non è che ha vinto perché ha detto delle bugie, è del tutto evidente, però ha vinto nonostante abbia detto delle bugie. Allora qual è il fenomeno interessante, importante da analizzare? C'è una parte di opinione pubblica che ormai è indifferente alle bugie. E questo è un dato. Su questo volevo chiedere a Milena Gabanelli che ne pensa. Allora, ci sono bufale, ci sono sempre state. Che cosa rende diverso e che cosa rende così anche preoccupati, anche appunto non soltanto così nella campagna elettorale, ma cioè, come mai ci si interroga se possano essere addirittura una minaccia per la democrazia, un luogo libero per definizione come è la rete? Beh, il problema diventa grosso perché se ne parla anche molto, di conseguenza, cioè, tu mi insegni che se cominci a parlare di una cosa ed è quella cosa lì tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, diventa il problema mondiale. Allora, io credo che il problema realmente esista perché c'è una esplosione quasi virale, no? Nel mondo del web, per cui ognuno apre il suo sito, ognuno pubblica quello che vuole, più la spari grossa più viene indicizzata perché c'è il sistema di indicizzazione di Google, per cui tu vai a digitare, non lo so, Boldrini e ti esce come primo titolo Boldrini che Rina, certo. Boldrini e Rina. Quindi ci sono delle pressioni e degli obblighi a cui dovrebbero attenersi appunto i giganti, no? Che gestiscono il sistema di ricerca, quindi sia Facebook che Google, a individuare le notizie che non hanno nessuna possibilità, cioè di cui si può fare la verifica e sono platealmente false, in modo da tenerle sotto all'indicizzazione e non farle sbalzare al primo posto. Però loro hanno interesse perché più clicchi, più... L'interesse di questi signori non è la verità o la falsità, la democrazia o la democrazia, ma il numero di traffico. Fine. Mi pare che adesso capiscono che anche loro stanno giocando un ruolo molto importante. Dopodiché, insomma, le notizie false si combattono con le notizie vere. Cioè, non starei a continuare a farne tutti i giorni, cioè il cuore del nostro interesse è parlare delle notizie false, ma io vorrei produrre notizie vere. Paolo Magri. No, le menzogne sono sempre esistite, i comunisti mangiano i bambini, erano parte della campagna qualche decennio fa, delle menzogne, delle false notizie, esasperate notizie quantomeno. Cioè, l'elemento nuovo è, secondo me, sono due gli elementi nuovi. Il primo è che in quegli anni noi eravamo attrezzati a capire le fonti delle notizie un po' pilotate. Tu sapevi che se guardavi un certo telegiornale o se compravi un certo giornale avevi un'impostazione di un certo tipo che la poteva sparare grossa. Nel mondo dei social questo non funziona. Tu non sai neanche chi è la persona, l'ente, la realtà che emette quel messaggio, e quindi sono tutti sullo stesso livello. Non puoi fare una gerarchia che ti dà una sorta di autoimmunità. E l'altro aspetto, che dal nostro punto di vista di analisti di politica internazionale è più rilevante, è quando queste false notizie vengono da paesi stranieri, perché questo è il tema centrale, perché questo è un tema di interferenze che rientra in un disegno più ampio. Prima si citava i presunti, molti studi lo confermano, account che partono dalla Russia, che hanno toccato la Catalogna, denuncia del governo spagnolo, hanno toccato le elezioni francesi a sostegno della Le Pen, le elezioni inglesi, il referendum a sostegno di Brexit e quelle americane. Qui è un'altra questione, perché rispetto alle prime notizie false fai il fact checking, fai notizie vere, rispetto alle interferenze sono altre le azioni da prendere, perché tu devi capire
perché una potenza straniera cerca di interferire e cosa puoi fare per evitare questo, che può cambiare assetti in molti paesi. Per ora no. In nessuno dei casi citati da Martini prima abbiamo evidenza che l'attività... Prima lo facevano con la presenza dei servizi, però, no? Sarà cambiato il modo di fare intelligence. Certamente, certamente. E il modo di comunicare l'intelligence. Certo. Allora, cioè, vedo che c'è Senaldi che voleva intervenire e volevo anche chiederti anche un ritorno su una questione molto specifica che è emersa in queste ore, cioè che poi è l'oggetto della polemica anche tra esperti, e cioè il fatto che possano, ci sono stati dei contatti fra Movimento 5 Stelle e Lega indiretti, cioè fra Sitiri, uno veramente è dichiaratamente della Lega, noi con Salvini, l'altro è un sito che fa riferimento o supporta il mondo dei 5 Stelle, e avevano in comune delle persone, dei webmaster, non so come si chiamano, degli esperti di tecnologia che li hanno costruiti, e si sono insomma trovati questi legami. Allora, questi legami sono tali da creare scandalo, non ci sono, sono una questione politica come rimbalzano nella campagna elettorale? Ma allora ti rispondo, prima di risponderti vorrei dirti anche che con questa storia delle fake news io non vorrei che fosse come quando si fa a botte, no? Chi colpisce per primo vince, ovvero sia adesso siccome Renzi ha lanciato il tema delle fake news, tutte quelle dei nemici, sembra che lui non possa dire fake news, no? La sinistra non può dire fake news, e tutti gli altri nemici della sinistra concorrenti invece solo loro dicono le fake news. Le fake news, ovvero sia le balle elettorali e non elettorali, sono sempre esistite da tutte le parti, e ti faccio un semplice esempio. Io francamente sentire da sinistra in Italia qualcuno che accusa altri di prendere soldi dai russi non me lo sarei mai sentito aspettato, perché si sa in Italia chi ha preso i soldi dai russi, e che adesso accusino gli altri di prenderli mi sembra ridicolo. Ti entro nello specifico dei contatti fra Lega e 5 Stelle. Allora, io non gestisco né il sito della Lega né il sito della 5 Stelle, però siccome sono dei portali, no, che fanno comunicazione, francamente mi riferisco al tema della carta stampata. È come se l'Unità e il giornale stampassero dallo stesso tipografo. Sono cose che noi stampiamo dallo stesso tipografo del giornale, che è un giornale in nostra concorrenza. Questo non significa, perché è la nostra concorrenza diretta, questo non significa che concordiamo le linee e che ci sia una promiscuità di contenuti. Quindi questa mi sembra una vera fake news, una caccia alle streghe. Allora, siccome il PD ha lanciato per primo la battaglia delle fake news, adesso lui ha il diritto di dire chi fa fake news e chi non fa fake news. Il problema delle fake news è un problema che riguarda internet, ma le bugie sono state diffuse da destra e da sinistra su tutti e a mezzo tutti gli organi di stampa. Vogliamo fare un esempio? Berlusconi 2 punti, Merkel culone inchiavabile. Una fake news, una frase di cui lui non ha mai detto una. Una frase che di solito non pronunciamo in televisione né è stata... Scusa, siccome l'ordine dei giornalisti non l'ha processata, allora mi permetto di dirla, visto che a me mi processa per frasi molto più tenui. Ecco, semplicemente questo. Però è una balla, nessuno l'ha perseguita, ha fatto cadere un governo. Allora, le fake news stanno a destra, a sinistra, nella Lega, nel PD, da tutte le parti. Questo io vorrei dire. Sull'analisi della caduta del governo, scusa, mi permetto di dire che un'analisi sulla caduta del governo Berlusconi... A concorso. A concorso. Vabbè. A concorso. Allora, secondo me esistono da tutte le parti e quindi sono una cosa con cui fare i conti. Qual è la differenza? La differenza è che siccome internet è gratis, voglio dire, non è che se tu spacci una fake news poi l'utente non ti riclicca. Invece se un giornale continua a raccontare storie che non esistono, poi alla fine rischia anche, siccome il giornale lo paghi, che uno non ci vada più a comprarlo in edicola. Più difficile che uno non clicchi un sito, può anche cliccarlo semplicemente per curiosità o per divertimento o per il piacere di ascoltare però una fake news. C'è una siamo chiari? C'è una questione però che sollevava prima Fabio Martini, il fatto di un'indifferenza, lo chiedo, rispetto alla verità o alla falsità
delle notizie, questo mi sembra poi essere, cioè, soprattutto nella proposta politica, una cosa sia vera o falsa, è ancora, come dire, nella rete spesso si va a cercare quello che tu vuoi che sia vero. Allora, lo chiedo a Germano Dottori, intanto, prima di arrivare poi alla Russia, allora, perché ci intanto, tengo alla questione Russia. Intanto, abbiamo parlato prima dell'Economist. L'Economist è un giornale che pochi giorni fa ha pubblicato una bellissima analisi dedicata al calcio italiano, sostenendo che il calcio italiano non è mai stato in una forma migliore di quella attuale, malgrado la eliminazione dai mondiali e quello che osserviamo tutti i giorni. Allora, è evidente che quando media di grande supposta credibilità interna e internazionale pubblicano analisi di questa natura, la loro credibilità scende perché va contro il senso comune, cozza. E il grande problema che ha permesso in qualche maniera all'informazione gestita dai cittadini digitali di affermarsi è proprio il fatto che c'è un deficit di credibilità crescente nell'informazione fornita dai media formali. Questo è il problema. Questo è il problema. Ed è stato dimostrato che negli Stati Uniti, mano a mano che la campagna elettorale andava avanti, il grado di fiducia degli elettori americani nei confronti della grande stampa e delle grandi catene televisive diminuiva, parallelamente cresceva la fiducia nelle fonti del web. Poi c'è da dire che l'infosfera è una dimensione nuova della vita sociale ed è quindi anche un possibile terreno di conflitto in cui stati e soggetti, partiti, movimenti e quant'altro possono competere per divulgare la propria visione del mondo e delle cose e per fare del proselitismo. La prima e fondamentale ondata di fake news che noi abbiamo sperimentato l'abbiamo vista nelle primavere arabe ed è stato quando ci hanno propalato per foto scattate in Siria delle foto che invece erano state scattate in Yemen, dove la guerra civile aveva assunto, prima che in Siria, diciamo un grado di violenza veramente, veramente altissimo. E poi abbiamo visto anche quello che è successo sulla Libia. Ora, grazie a degli imprenditori americani, noi abbiamo avuto per la prima volta la possibilità di vivere in un mondo integrato in cui ognuno, dal proprio telefono e dal proprio computer, può comunicare con tutti. Questa cosa qua ha dei pregi e dei difetti. L'idea però che si debba limitare la libertà di espressione dei cittadini digitali perché a un certo punto qualcuno mette in mezzo dei contenuti che non vanno bene è semplicemente inaccettabile. Sarebbe come privare del diritto di guidare tutta la gente semplicemente perché c'è qualcuno che pur avendo preso la patente guida come un pirata. Non si può fare. Serve una legge, è stata evocata anche un intervento legislativo, serve un qualcosa e come si possono responsabilizzare, non so, beh, social, la Merkel per esempio, ha imposto, no, la rimozione di alcune notizie palesemente false da parte di Facebook, minacciandola di multe fino a 50.000 euro, mi pare di ricordare. Quindi ci sono movimenti un po' in tutti i paesi, perché senza dubbio è un problema, però quello che voglio dire è la generazione digitale comincia, e quindi l'informazione su come orientarsi nel mondo digitale deve cominciare nella scuola. Bisogna proporre veramente un'alfabetizzazione a partire dalle scuole elementari, come orientarsi a riconoscere una balla da qualcosa di più serio, perché non è complicato. Tu apri internet, ti compare un banner con una notizia che presumibilmente ti interessa, visto che siamo tutti profilati. Quindi tu la vai a cliccare, andandola a cliccare ti rimanda a un sito, cioè ti rimanda ad una serie di informazioni che se vuoi puoi risalire e capire se dietro c'è una testata, una firma che ha una sua autorevolezza, oppure c'è il nulla, oppure c'è qualcosa di cui non sai niente. Ma chi riconosce l'autorevolezza? Perché questo sembra minato, che ci possa essere l'autorevolezza di qualcuno o qualcosa, che si è riconosciuto. Devi insegnare anche a riconoscere le figure autorevoli.
Beh, questo certo, certo che devi, non devi è scontato. Devi insegnare a riconoscere le figure autorevoli, però se la notizia ti riporta alla fine al Guardian piuttosto che ad un altro sito autorevole, piuttosto che ad una firma riconosciuta, cioè qualunque sia la firma, se tu digiti la trovi, se tu digiti e non la trovi, presumibilmente è una firma falsa. Quindi imparare, insegnare ad orientarsi non è così complicato, anzi io credo che sia veramente urgente da fare questo nelle scuole, perché poi insomma abbiamo fatto una guerra su una balla, la famosa guerra in Iraq, no? Cioè si è scoperto dopo, presumibilmente si sapeva anche prima che non c'erano le armi chimiche, ma quella però è andata così. Insomma, ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi. Allora, di nuovo in onda, volevo arrivare però alla questione Russia. Paolo Magri e Germano Dottori non possono sfuggire da questa questione. Allora, innanzitutto c'è stato, c'è addirittura negli Stati Uniti, il tema dell'ingerenza, dell'interferenza della Russia nella campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Trump, addirittura è dentro un'inchiesta. Quindi volevo chiedere però se c'è il rischio di un interesse anche per la campagna elettorale italiana e quindi non direttamente siti ufficiali o che cosa, insomma che ci sia questo elemento e quale può essere anche l'interesse. Poi, e chiudo questa lunga domanda, Senaldi prima diceva, poi si è visto che i finanziamenti non ci sono stati, in realtà per esempio nel caso di Marine Le Pen dei modi, di, insomma una questione finanziamenti c'era stata mi pare. Chiariamo che nei casi citati, analizzati fino adesso, Brexit, Spagna e Francia, questa influenza non è stata determinante, questo, tutte le analisi serie, quelle controllate, non danno evidenza che siano state determinanti per il risultato finale. Però colleghiamo questi punti, c'è una volontà di far saltare il tavolo, perché è chiaro che se l'obiettivo era di avere un leave, un'uscita dalla Gran Bretagna, una Le Pen in Francia e una rottura dell'unità nazionale in Spagna, questo è un disegno, quindi un disegno che indebolisce i singoli paesi e indebolisce l'Europa, quindi uno ci può leggere questa strategia. E allora è certo che anche l'Italia potrebbe essere un oggetto di interferenze, e chiaramente le interferenze sono uscire da partiti tradizionali, quelli che hanno gestito il paese fino a questo momento, e muoversi in direzioni nuove di partiti che possono avere con la Russia un rapporto più forte o, non necessariamente con la Russia, con l'Europa un rapporto più debole. C'è da dire che anche i russi avranno difficoltà a capire bene chi aiutare, perché i programmi elettorali sui temi internazionali dei partiti sono così vaghi che per un osservatore esterno che vuole intervenire è proprio anche difficile capire su quale cavallo puntare. Perché a un certo punto anche il no euro si è indebolito da una parte. Esattamente. Dottori, sulla Russia, di cui è esperto. Con molta onestà, non mi pare che le condizioni economiche della Russia attuale permettano ai russi grandi operazioni di influenza tese a condizionare il risultato delle elezioni in grandi democrazie occidentali. Ci sono sicuramente delle persone, hackers, cittadini digitali, tra virgolette, eccetera, che magari nel web intervengono anche su indicazione di politici locali per favorire questo o quello, ma senza che la loro azione possa assumere la rilevanza che è stata loro attribuita in tempi recenti. Poi per quanto riguarda la vicenda americana, io ho una chiave di lettura un pochettino diversa rispetto a quella che è stata data. Il Russia Gate ha un obiettivo fondamentale, che è quello di rendere complicato al presidente Trump il percorso che porta all'intesa di sistema con la Russia. Ogni volta che Trump deve gestire un dossier di interesse mutuo americano e russo, è costretto a farlo in condizioni di riservatezza e segretezza estreme. Abbiamo avuto addirittura un fatto senza precedenti la scorsa estate, quando al G20 di Amburgo il presidente americano ha dovuto incontrarsi segretamente col presidente russo, e lo abbiamo saputo solo dopo 7-9 giorni, se non ricordo.
Ora tutto questo è una condizione non normale. Io credo che questo disturbo di fondo della politica americana terminerà mano a mano che il presidente si rafforzerà e i primi bricioli d'intesa con i russi porteranno frutti. Se non porteranno frutti, allora si entrerà in un'altra dinamica che probabilmente comporterà nuove tensioni tra americani e russi e tutto si spegnerà. Io ho questa forte sensazione. Comunque ricordiamo che durante alcuni comizi Trump stesso disse: amici hackers russi, se trovate le famose email cancellate da Hillary Clinton, fatecele avere, è pubblico, cioè non è che sia una cosa poi straordinaria. Poi uno può anche prendere di mira personalità come Manafort. Manafort è un grande professionista dei processi elettorali e questi signori tra una presidenziale e l'altra vanno a fare business anche altrove. Noi in Italia abbiamo avuto uno nel 2001, Lutz, che ha lavorato per Rutelli. Io ho partecipato a una delle riunioni durante le quali l'ambasciata americana li presentava agli italiani, questi signori. Quindi, diciamo, c'è un elevato grado di strumentalizzazione. Tenete presente che per il futuro della politica estera americana di disimpegno relativo dagli affari mondiali, l'intesa con la Russia è un pilastro fondamentale, è un architrave. Quindi tutti coloro che hanno ancora interessi in America, che l'America rimanga una potenza imperiale, si oppongono. Fabio Martini, naturalmente no, replica tranquillamente, commenta le cose dei dottori, vedo lo volevi dire, però ti volevo anche chiedere a proposito di questa storia specifica, i post dell'uomo di Salvini, di Noi con Salvini, all'attivista dei siti, cioè questi Morisi e Mignogna e poi l'altro Andrea Stroppa che ieri era stato tra l'altro nel nostro telegiornale a commentare, insomma, una specie di faccia a faccia di pareri con Travaglio. Che viene da Anonymous, che lavorava con Carrai e che insomma è stato consulente anche per Renzi. Quindi come queste figure, le relazioni fra queste figure possono ma molto brevemente, perché in realtà quello che diceva il dottore merita certo. Quantomeno. Ma è molto semplice, se si riuscirà a stabilire che esistano centrali o centraline in qualche modo collegate a singoli partiti, non coordinate tra loro, questo concordo Senardi, con, ragione, certo. Con Senardi, l'uso delle tipografie simili, ma attenzione, l'uso di, appunto, di centrali occulte o centraline di singoli partiti, qualsiasi essi siano, sicuramente il Movimento 5 Stelle è partito con molto anticipo perché Casaleggio Senior ebbe la genialità di intuire che quanto penetrante potesse essere l'uso della rete, che invece altri leader molto sensibili alla comunicazione come Berlusconi non hanno mai capito. E quindi è possibile che ci sia stato un'accumulazione primitiva, si diceva un tempo, e quindi un vantaggio di alcuni movimenti nell'uso di siti non ufficiali oltre a quelli ufficiali e i blog ufficiali. E quindi questo è un punto molto delicato, perché se ci sono delle centrali di diffamazione, come dire, fabbriche di bufale collegate a partiti, questo è un fenomeno. Di bufale, fabbriche di propaganda, diciamo, meno. Esattamente. Controllata. Beh, no, la propaganda no, però ci mancherebbe. Più, cioè, no, è quella illecita. No, certo. No, perché poi la propaganda è sempre, come dire, una connotazione spesso negativa, ma la propaganda, come dire, è cercare di farsi capire quando si resta nei limiti, certo. Nei limiti. Mentre non mi convinceva per niente il ragionamento di dottori, in questo senso, che nelle elezioni americane si è verificato un dato che così eclatante non c'era mai stato. Trump ha avuto quasi 3 milioni di voti in meno di Hillary Clinton. Chiaro, non ha fatto propaganda nei due stati più grandi, quello di New York e la California. Li ha dati per terzi e non ci è andato. Un attimo. Quindi sono stati, come dire, raggiunti gli elettori giusti da un sistema. Pure Bill Clinton l'ha rimproverato alla moglie, non sei andata dove dovevi andare. Facciamo finire, ma okay. Visto si che, dice, facciamo okay. Il dottore è sicuramente molto informato sull'attività di Cambridge Analytica
che è una società molto, molto sofisticata, che ha sperimentato in questa occasione un sistema di penetrazione, di invio di messaggi personalizzati utilizzando, utilizzando la rete, quindi i gusti dei singoli, perché un tempo le propagande si facevano per... Un tempo si facevano per gruppi sociali, i neri, i padri separati, i divorziati. In questa occasione è stato sperimentato un metodo da una società che ha un nome e un cognome e che è stata contattata anche, questo ve lo preannuncio, da un partito politico italiano per le prossime elezioni. E quindi sono stati raggiunti milioni di elettori in modo personalizzato, guarda caso gli elettori giusti, perché ripeto perché il grado di analiticità è molto forte. No, perché la Clinton ha preso quasi 3 milioni di voti in più, ma i voti sbagliati, ma non solo perché non è andata negli stati dove anche doveva andare, ma anche per questo tipo di analisi, che è precisamente quella, e quindi dalla base che ci siano di mezzo anche i russi, Dio solo lo sa. Però occhio, se questa Cambridge Analytica è stata commissionata dallo staff di Trump, è un conto, se è stata commissionata Putin, da una realtà esterna è un altro. È stata commissionata da Trump ed è pubblica la cosa. È stato smart. No, però è un fenomeno, credo che sia un fenomeno molto interessante. No, ma io dico che è illegale. No, è interessante che... Non è una persona molto abile. Ma noi stiamo cercando di capire come funziona la psicologia collettiva, il modo di reagire. Allora, volevo tornare alla questione che avevamo lasciato in sospeso, insomma, che, dei migranti, per questa ragione, perché vorrei chiedere, Mena Gabbanelli ha una sua proposta specifica, ma come vedi tutte le critiche che sono arrivate, abbiamo aperto così, diciamo, la parte italiana della nostra trasmissione, che sono arrivate al concetto stesso dalla politica di Minniti, diciamo, di tenere, di evitare gli sbarchi, contenere gli sbarchi, quando pian piano sono affiorate anche le condizioni dei campi in cui vengono trattenuti i migranti, e quindi questo tema che è andato sviluppandosi come una specie di dilemma fra una scelta e l'altra. E quindi la domanda qual è? E la domanda qual è? Come la vedi? Cosa ne pensi? Se sull'efficacia sul costo, così. Allora, io penso che gestire flussi migratori è un bel problema, e come ti muovi non va mai bene. Io quello che da chi muove critiche, e che è giusto, sacrosanto, perché gestire un migrante vuol dire inevitabilmente, qualunque decisione tu prenda, almeno di affrontarlo con la politica delle frontiere aperte, che significa poi, no, avere in casa un problema di welfare, perché dipende dai numeri che devi fronteggiare, c'è sempre qualcuno che pagherà qualcosa, e quindi a seconda della parte di dove ti posizioni la critica è sempre giustificata. Ciò detto, io mi chiedo, qualcuno sa qual è l'alternativa? Perché l'Italia ci ha lasciato da soli. Il mondo umanitario, giustamente, perché fa quello di mestiere, l'Africa subsahariana si è messa in movimento, il mondo umanitario porta tutti a Lampedusa, l'Europa ti lascia sola, che fai? Non vorrei trovarmi in quella posizione lì, cioè mi piace quello che ha fatto, quello che è stato gli accordi fatti con i farabutti libici? No. C'era qualcun altro con cui fare questo tipo di accordi per cercare di contenere i flussi? Cioè, se il farabutto diventa sindaco, poi tu col sindaco devi parlare, anche se è farabutto. Ci ho detto, quello che invece io contesto al Ministero dell'Interno è il fatto di non aver attuato una politica dell'accoglienza in questo paese degna di questo nome, che utilizzasse al meglio le risorse, perché stiamo spendendo un sacco di soldi
per una gestione che non produce integrazione, che tiene sul territorio per 2 anni migranti che non hanno i requisiti per la protezione internazionale e quindi nulla. dovrebbero essere riaccompagnati al paese d'origine con i famosi accordi di cui si è parlato. Cioè, non può essere lasciato la gestione di un problema così drammatico, di cui però insomma non è che non abbiamo bisogno di migranti, per tutte le ragioni abbiamo bisogno di manodopera, la popolazione invecchia, cioè ci sono tante questioni, la necessità di riaprire alle quote presumibilmente, anche questo servirebbe a dare una mano all'Africa nel paese d'origine. Se ne parla ad Abidjan, un investimento di 40 miliardi che non 40 non sono noccioline, ma non ci sono. E saranno da trovare, ci auguriamo che vengano trovati, tema, ci auguriamo tante cose. Quindi io dico gestione pubblica con un controllo e un coordinamento di tutte le attività dove tu assumi personale qualificato, come ha fatto la Merkel, ha aperto, ha assunto 8.000 insegnanti. Alle cooperative chiavi in mano. Loro sono fondamentali in una seconda fase, che è quella dell'integrazione. Nel momento in cui tu mandi agli SPRAR, che è un modello fantastico, piccole quote nei comuni, ma a quel punto lì parte la vera integrazione, perché ai comuni arrivano. Coloro che devono, hanno diritto alla protezione, sai che capiscono la lingua, sai che mestiere fanno. Però una selezione l'hai fatta. Dobbiamo purtroppo fermarci qui. Linea Andrea Pancani, Coffee Break, grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri ospiti, ci vediamo domani. Buona giornata a tutti.